Allora, ci siamo allenati oggi, giornata di fuoco, cioè non lo so, è... Io stamattina. È già, è passata mezza giornata, mi sembrano 4. Lui si è allenato stamattina alle 7. Io mi sono allenata oggi verso l'ora di pranzo, tipo così. Me l'ho detto di portare pubblico, facciamo anche pubblico qua. Perché praticamente mi sono messa questo vestito rosso, secondo me carino, no? Rosso, che dici amore? Carino, bellissimo. Bellissimo. E quindi... Anche lo salto rosso, tutto rosso. Veramente. Ciao amore, vuoi dire qualcosa? Ragazzi, sono impegnato quando porto la macchina. Guida, guardate come bravo, guida, cintura, ma sai, lui è molto serio quando guida. Vedi, anche tutti quanti devono guidare senza telefonino. Senza telefonino. E senza essere distratti dalle fidanzate. Ah no, senza essere distratti dalle fidanzate, che ti distraggo, amore. Che ti distraggo, vero? E lui non vuole essere distratto o no? No, perché attende poi dopo le 32. Si fa male, poi facciamo, poi. E vabbè, allora dopo ti distrago, eh? Quando arriviamo. Ok. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, guidate prudenti. Con prudenza, vado, bravo. Visto. Lasciate il like a Dario. Ah, Carlita. Con questo ti sei guadagnato un like, perché è un bel messaggio, bravo. Ragazzi, questo non si fa. Mentre lui guida e due baci, gli ho messo il marchio di fabbrica. Adesso questo te lo devi tatuare, amore. Sì? Metti questo tatuaggio, te lo fai? Quello si fa veramente. Il bacio di Carlita, non te lo tatui. Summer nights and the liberties never growing up. Sto utilizzando questa linea fantastica per capelli che ho introdotto da poco a Carlita Shop. Shampoo, balsamo, impacco, è fluido per capelli, cioè adoro. Praticamente mi disciplina tutti i capelli, toglie l'effetto crespo, non li sporca e mi piace tantissimo. Al posto delle schiume gel mi piace tanto tanto tanto, guardate che belli, mi piace il mio nuovo look anche così spettinato, mosso. Comunque li ho messi anche qua in vetrina, ho messo proprio il cartello di questo qua che mi piace tantissimo, nuovo fluido per capelli mossi che appunto ho utilizzato anche io, aperto, qua abbiamo scritto tutti i miei orari, gli orari del Carlita Shop, comunque adoro veramente. Tra l'altro poi questa settimana, oltre a essere aperti da lunedì a sabato come sempre, sia mattina che pomeriggio, potete venire anche di domenica, perché domenica faremo un'apertura straordinaria dalle 18 alle 21 di sera. Faremo un aperitivo qua a Carlita Shop. Nel frattempo mi tocco i capelli perché sono morbidissimi, vi giuro. Sono troppo bene. E comunque faremo questo aperitivo speciale a Carlita Shop. Se volete venire dopo il mare, vi prendete il fresco qua del condizionatore. Siamo qua e dalle 6 alle 9 di sera appunto. Ed è bellissimo, quindi io vi aspetto. Vestitino che vi ho fatto vedere nel video Haul, non so se l'ho già caricato, comunque lo caricherò nei prossimi giorni. Chi c'è mammina? Dove si mangia? Là ci sei tu. Che stiamo facendo? Ragazzi, pollo. Amore, alza un po' la voce, sembra stare in chiesa. Non puoi parlare. Alza, alza. Ragazzi, spedini di pollo e dobbiamo fare come li fa il ristorante giapponese, praticamente ci da questa splendida idea. Ma sai che belli. Sei bravo? Sono più belli, sono più belli? Facciamo con la salsa teriyaki fit, però ovviamente è vero? Tutto fit. Che noi siamo bravissimi. Se volete ve li porto a casa. Addirittura. E che ci mangiamo? Quanta pupi, sei incantata a guardarti. Niente, soltanto semola di grano duro integrale e acqua, quindi è fantastico, 100% integrale, con le melanzane. Ho fatto andare una melanzana tagliata a dadini con un po' d'acqua senza olio. Ci aggiungo i pomodorini, questi qua, per fare il sugo per la pasta che sta bollendo. Faremo tipo una siciliana fit. Yeah! Veramente si cuoce la pasta, ragazzi, guardate che bel sughetto alla siciliana fit. Melanzane, pomodorini,
Poi ho messo capperi e olive nere, un po' di basilico, un po' di origano e se vi piace anche un po' di peperoncino. Ecco qua, guardate come sono buoni. Ragazzi, questo l'ho fatto bene, l'ho cucinato io, eh. No, non ho cucinato niente, sono cucinati. Sono bellissimi, vero? Sono invitanti. Ma sono buonissimi. Ci vuole una bella grattugiata di formaggio. Ragazzi, c'hanno dure, mamma mia. Buon appetito. Ma noi ce li mangiamo, no? No, li guardiamo. Ma li guardiamo, li posiamo Ok, tu riposi, me mangio. Ragazzi, sono fit. Tutto fit. E la cosa bella è questo. Tutto fit. Ragazzi, è tutto fit. Guardate, questo pure è fit. Questo è... Mio Dio, raga, ma chi sei? Ma chi sei? Tu, aspetta, che fai passare la paura di precipitare. No, io non ti bacio. Ragazzi, SOS cerco il mio fidanzato, me ne hanno mandato uno senza barba, non so chi sia. Piacere. Ciao. Tuo fidanzato? No. A me non mi piace come sta, ma perché hai fatto questa cosa? Praticamente lui è tornato così, si è presentato così. E io ancora non ci posso credere, che non mi piace come stai. Allora, a parte che stai malissimo, poi sembri un ciccione. E poi sembri anche piccolo. Ma io sono piccolo. Ho 25 anni. Fammi vedere. No, ma no, io non ti riconosco. Cioè, davvero. Come si fa? Non ti voglio più. Ma non sto scherzando. Sì, attaccati la barba. Però davvero, non ti riconosco perché non lo so, non sembri tu. Non mi piace come stai. Infatti ragazzi, ancora non gli ho dato un bacio. Non mi piace. Sei il medico. E mo che vuoi fare? Che vuoi fare mo? Secondo voi ragazzi stava meglio prima o sta meglio mo? Votate nei commenti. Senza o con la barba? Con la barba di molto. È inutile che vuoi fare il figo. Stai male, stai meglio con la barba. Cioè io ti guardo e non, cioè, non lo so, non ci riesco. Ho un nuovo fidanzato. Non c'è più tu. C'è un altro. Davvero. No. No, non te la darò. Cosa vuoi dire a tua discolpa? Yeah, cosa vuoi dire a tua discolpa? Si è fatta la barba e tutto pulito. Ma no, no, sembra una femmina. Mettiti la parrucca da femmina, sembra una femmina. Ma mo cresce, mo. Non fa. Già domani, già ho la barba. Direi che te l'ho dato il bacio, eh? Sì, guardate. È una femmina, lo giuro. Un po' di mascara. E se nel posto giusto, a Carità Shop ci sono 10.000 sì. Mascare. Venite, così mi toccate. Carlita che cucina, con il coniglietto che tiene, il topolino. Sì, in casa mi metto questo femmaglietto per mantenere. Topolina. Topolino. Topolino con vestitino nero. Guardate qui cosa sta facendo. Le bruschette. Mio amore. Guardate come sono belle. E c'è l'ombra, non si vede. Riprendile qua che c'è più luce. Non sei un perfetto YouTuber. Devi vedere sempre dove è la luce migliore. Bravo. Sta scaricando. Cambia batteria, amore. Non ci scarica. Carlita che perse l'ora. Beh, versa l'olio, versa l'olio tutto fuori. Guardate ragazzi, questa è l'operazione di $1,000,000. Vediamo se Carlita riesce a mettere l'olio. Il travaso, come dici, il travaso. Ti giuro, sto scendo tutto fuori, amore, non scherzare. Wow, grande, travaso, yeah. Travaso riuscito. Hai vinto, hai vinto l'olio. Una bottiglia d'olio gratis. Guarda come sono belle queste bruschette. Ragazzi, guardate come sono adesso belle. Adesso ci mettiamo un bel filo d'olio extravergine. Filo d'olio. Yeah. Sono buone, assaggiate. Sì.
Andiamo, sono buone. Adesso mettiamo anche il pollo. Altro che macchina spremiagrumi, alla fine economico, cioè Dario spremiagrumi, ragazze. Guardate come li spreme con le mani, e questo significa essere veri uomini. Sì. Senza barba, pure. Ancora mi devo abituare a te senza barba, non lo so. Uffa! Senza barba? No, ti voglio con la barba, speriamo che esca in fretta. Comunque sono 9:30, abbiamo chiuso da poco a Carlita Shop e adesso facciamo questa cenetta sana qui a casa, anche perché siamo stanchissimi. Io voglio la cenetta, amore, posso mettere la cenetta? È distrutto. Sì, c'è l'aceto balsamico, è nel frigo, l'ho messo nel frigo così era più fresco. Io non l'ho più con la cenetta. Bravo, amore. E quindi ci siamo fatti un bel polletto allo spiedo, uno in due, per mangiare un po' più sano, e però non avevamo voglia di cucinare, amore, ha buttato tutto fuori, amore, non ne ho messo un po' troppo, vabbè. Quindi ho fatto un'insalata piena di cetriolini molto buoni, poi ho fatto anche le bruschettine e poi amo mio amore che fa un macello con il ghiaccio perché l'acqua Carlita non la mette nel frigorifero, ma come non la metto? E poi c'è anche Pupi, amore, ciao. Poi guardate qua cosa ho fatto, una salsina che è tipo quella per evitare... Guarda come è fredda quest'acqua nel frigo. L'ho messa adesso, l'ho messa 5 minuti fa. Visto? Comunque ho fatto questa salsina, troppo bella ragazze, invece della maionese, però dopo mangerò anche la maionese, non lo dite a nessuno. E io adoro maionese e ketchup, non ci posso niente. Comunque, buon appetito, amu. Buon appetito. Buon appetito a tutti. Piatto fritto. E qua c'è Carlita Topolina. Guardate come sono carina, ma perché mi metto questo? Invece della molletta mi metto sciomacapelli. Lui dice che sono Topolina. Amore, mamma è Topolina. Sì. Quindi, buon appetito. Buon appetito, amore. Buon appetito. Sì, nel frattempo che adesso faccio altro po' tipo di video così, no? Faccio altro po' di copio, faccio così, no? La ripresa questa è strategica. Per non far vedere il brufolo, guardate che mi è spuntato perché mi sono venute. Volete sapere? Quindi mi è spuntato il brufolo, faccio così non si vede. Comunque ragazzi, mentre riprendo ancora un po' e faccio qualche foto, Dario magicamente ha finito già tutto, guardate, e lui è molto rapido. Comunque, si fa le fotografie. Che poi si mangia pure il mio, no, non è vero. Ciao amore, un primo piano di Dario senza barba, sembra una femmina. Vi piace? A me non mi piace, uffa amore. Quando cresce questa barba? Domani. Riattacchiamo, vabbè, ciao ciao. Vuoi di volo? La carica Pupi, 201. Vuoi vedere amore come fai tu? Così. Mamma mia amore, fai venire la voglia. Quindi l'assassino. La mettete qua sopra. Bello con le mani, che bello. Mammi, voglio far vedere delle cose che ho comprato mentre loro. Cosa stai facendo? Messaggi. E che fai? Lei sta tutta love you. E tu? Che fai? Devi leccare, devi baciare. Sì. Stanno facendo questo, sai come si chiama? Girate le telecamere, sono cose sporche. Sai come si chiama? Chilling. Tet a tet. No, chilling, state rilassando e coccolando. Ma noi altri distraviti, ti denunciamo. Per violazione della privacy. Comunque poi volevo far vedere delle cosine che avevo comprato da H&M. Molto, come molto amore? Carine. Amore, che c'è? Come si chiama? H&M. Guarda queste bottigline. Cosa sono... significa? Amore, sì. No, guarda come sono belle queste bottigline. Hitler e Mussolini. Guarda, allora... le bottiglie troppo belline, secondo me si possono portare due tipo in spiaggia, guarda. Questa col tappo è molto carina per mettere tipo una tisana oppure succo di frutta. Visto com'è bella? Ti piace? E poi c'è anche questa. Questa però secondo me più che una bottiglia, questa è una bottiglina. Ora non c'è niente dentro, non era pure lui. E questa invece più che una bottiglia secondo me si mette tipo un bagno schiuma. Perché è più grande, a bagno, secondo me, permette tipo un bagno schiuma, molto molto carino, da bagno. Questa invece è una borraccia. Che c'è? E poi ho comprato un botto di mollettine, perché uso tantissimo le mollettine, queste piccoline. Mamma, ma quanti sono dei spizzi? Oh, questo è pagato 2,50 piccoline. 2,50? No, questo è qua. A 10,50 centesimi.
Però quelle fanno schifo dai cinesi, mi sento da questa come di debba. Poi queste un po' più grandi, di tutte le misure, queste qua. 2,50, tutte 2,50, no, 10 euro in mollettine. E che sta di qua un po' più grande, oh, 10 euro in mollettine. 10 euro mollettine a me, ah, poi però questa è bella, amore, guarda come sono belle queste. Queste dorate, queste sono pizze. Delle pinze super belle dorate, sono troppo belle, amore. Quanto queste, costano, qua? Queste qua? Vedi, sta scritto dietro. Ma tu sei pazza, 8 euro. Ma qua 8 euro. Che casa è 79? Umaro, 8 euro. No, è un errore. 8 euro se dei mollettini, amore, con me. Cioè, 4 euro una mollettina che sta, la moda che si è rotto, 4 euro. E poi ho preso questo smaltino da H&M, tutte le cose contengono paraffine e fanno schifo. Dovete venire a Caleta Shop per trovare cose bio e naturali. Però alla fine è uno smaltino, perché no, mi piaceva questo colore rosso così. Però alla fine sono proprio quegli acquisti compulsivi, scemi, che non si dovrebbero fare. Comunque è un bel rosso. Ti piace, amore, questo smalto? Bellissimo. Va bene. Adesso andiamo, perché l'ho messo bene, ragazzi. Secondo voi come si mette questa molletta così? La molletta per spannare i panni. Ragazzi, come si mette questa molletta? Non ho idea. Oppure così? Spiegatemi qual è il senso. Come si mette? Mi piace, ma non so come metterla. Mi sembra una cretina. Vi prego, datemi un consiglio su come mettere questa molletta.